Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi saluto direttamente dai bellissimi tornanti delle Dolomiti, che sono cosparsi di magnifici larici colorati, che sono proprio quello che sono venuto a cercare. Come avrete visto, appena arrivato, ho mangiato qualcosa, mi sono cambiato e sono immediatamente uscito. Adesso mi sto dirigendo alla prima location, dove però ho un bruttissimo presentimento. Mi sa che purtroppo le mie previsioni si sono avverate in pieno, perché la prima location era il lago di Limides, dove mi trovo adesso, che però ci sto camminando dentro, come vedete. Questo è un lago che d'estate normalmente si asciuga, si prosciuga. Quest'estate è successo molto prima del solito per la siccità, ma di solito si rifà verso fine estate, inizio dell'autunno, ma quest'anno decisamente ancora no. Come vedete, la scena poteva essere anche abbastanza valida. Quello che mi aveva attirato principalmente era questo tronco qui con i riflessi sull'acqua dei larici e della montagna lì di dietro. Però, come vedete, purtroppo qui niente foto. Quindi adesso mi sposto subito nella location per il tramonto. Ed eccomi arrivata la mia meta per il tramonto di stasera, il fantastico Passo Giau e la sua bellissima cima Ragusela che vedete dietro di me. Mancano ancora un paio d'ore al tramonto, ma la luce è già magnifica, i larici sono illuminati e adesso sto cercando di capire una buona posizione per fare una foto al tramonto. Sicuramente ce ne sono parecchie di composizioni, ho un po' studiato per capire come si orienta il sole, ma non si riesce mai benissimo a capire finché non si vede con i propri occhi. Quindi questa sera spero vivamente ci sia un bel tramonto illuminato con qualche nuvola dietro colorata. Speriamo. Spero anche che non venga troppa gente intorno a me, o almeno che non sia troppo vicino, perché non mi sento ancora a mio agio a parlare, a registrare vicino ad altre persone. Preferirei raccontarvi un po' la composizione e anche vedere la transizione fino al tramonto. Tanto che aspetto che il tramonto arrivi, mancano circa un'ora e mezza, sto valutando esattamente quale composizione fare. Questa sera starò sul sicuro, diciamo, cercherò di comporre in maniera di prendere principalmente il Ragusela che si vede lì e la strada serpeggiante qui sotto, sperando che il sole faccia il suo lavoro e illumini bene tutta la montagna e un po' intorno. Una delle composizioni, proprio semplicissima, potrebbe essere questa qui, che però se rimangono così tante macchine non è proprio l'ideale. Piano piano se ne stanno andando un po' di persone, quindi potrebbe essere un po' più interessante. Altra cosa che non mi piace tantissimo è che quel parcheggio che si vede qui in basso, questo parcheggio qui, non mi piace tantissimo. Mi piacciono qui, credo sia un rifugio, e anche questo qui in alto, perché crea delle bellissime linee che arrivano proprio alla montagna e si uniscono alla strada che serpeggia qui sotto. Altra cosa che devo un po' considerare, adesso comporrò leggermente meglio, qui a sinistra c'è proprio questo altro ristorante o rifugio che sbuca, devo cercare di comporre probabilmente un po' meglio. Altra possibilità potrebbe essere, che l'ho valutata prima, spostarmi
tutto in qua a sinistra, così, dove sposto il Ragusela, lì tutto a destra, si vede di più la montagna qua di dietro e la strada che serpeggia qui in basso, però parte il rischio di prendere parzialmente il rifugio qui sotto, quest'altro rifugio rimane molto molto a bordo dell'inquadratura e non è proprio l'ideale. Non male come prima foto al Passo Jau, un buon scatto di riscaldamento. Il parcheggio, come detto nel video, non mi convinceva ed è così anche adesso. Infatti nei prossimi scatti ho spostato l'inquadratura più verso sinistra. La luce da qui in poi è solo migliorata. Pieno di gente. Per fortuna non c'è nessun italiano, quindi mi sento un po' più a mio agio. Come detto, visto che sto aspettando il tramonto, sto scrutando un po' l'orizzonte con il teleobiettivo per cercare qualche composizione, anche perché la luce, anche se non è proprio nel suo picco massimo, è veramente magnifica. C'è un po' di nebbia, un po' di foschia che dà quell'atmosfera giusta. Per adesso ho trovato anche questa composizione qui che la luce dà tutto, perché è quella che mi compone proprio l'immagine, dandomi, adesso vedete il mio dito sfocato, però questa parte illuminata mi dà proprio una linea guida che mi porta a questa montagna, che al momento non è illuminata, ma mi piaceva molto il contrasto di scuro e chiaro, perché qua ci sono delle nuvole un po' scure e qua dietro in ombra si vede un'altra montagna. Qua vedete tutti i larici illuminati, stupendo. Da questo momento in poi non sono più riuscito a filmare come avrei voluto, c'era troppa gente intorno, droni che volavano e distrazioni varie. Ho lasciato girare la DJI intanto che fotografavo e che il tramonto avanzava, così almeno potete vedere un po' il magnifico paesaggio che avevo davanti agli occhi. Ogni minuto che passava la scena cambiava in meglio. A parte il viavai di fotografi che cercavano un posto per piazzare il treppiedi, era anche pieno di persone che volevano solamente godersi il tramonto. In ogni caso non mi aspettavo assolutamente così tanta gente. A differenza di molti altri intorno a me che si spostavano seguendo la luce del tramonto e del movimento delle nuvole, ho deciso di rimanere fedele alla scelta iniziale di fare una composizione semplice, ma che sicuramente mi avrebbe portato un buon risultato. Man mano che la luce cambiava, ho corretto le impostazioni di conseguenza e ho effettuato solo dei piccoli aggiustamenti alla composizione. Per fortuna con il passare del tempo, ma soprattutto con l'abbassarsi delle temperature, è rimasta solamente una manciata di fotografi dove mi trovavo ed un'altra poco più avanti. Da qui in poi la serata si è trasformata in una piacevole conversazione con gli altri fotografi che avevo intorno, scambiandoci idee, opinioni e location da visitare. Il cielo non aveva nuvole particolarmente affascinanti, ma le ultime luci calde del tramonto che hanno colpito il Ragusela e le cime intorno hanno creato un'atmosfera incredibile. Thank you.
Aggiungo questa clip anche se in realtà è il giorno dopo, perché sono tornato a fare il tramonto nello stesso posto, al Passo Jau. Però questa volta mi sono fatto un po' più avanti, perché sapendo già come si muoveva il sole e soprattutto volevo cercare una composizione un po' diversa, sono venuto qui di nuovo. Visto che il sole cala prima da questo lato, sono venuto a dare un'occhiata a che cosa ci poteva essere e ho notato che ci sono dei bellissimi alberi, dei bellissimi larici che sono proprio su una cresta lì in basso, e ho voluto fare prima questo scatto perché so già che qui sarà la zona in cui arriverà l'ombra per prima, infatti sta già arrivando. Provo a farvi vedere la composizione direttamente dalla macchina, che così magari capite meglio. Questi due alberelli, ovviamente adesso vedete il mio dito molto sfocato, sono dei larici e quando sono illuminati da dietro dal sole si accendono proprio. Qui c'è anche un altro albero che probabilmente è un abete. Mi piaceva questa composizione, probabilmente la taglierò quadrata, dove si vede questa parte illuminata che fa proprio un taglio da destra verso sinistra. Aggiungo questa clip anche perché, come avrete visto ieri, non sono riuscito a parlare molto perché c'era parecchia gente, invece qui dove sono adesso non c'è nessuno, quindi vi faccio vedere la composizione direttamente dalla macchina e vi faccio vedere un po' l'idea dietro a questo scatto. Purtroppo probabilmente non ci saranno dei gran colori qui in alto a sinistra, però l'idea era quella, perché volevo cercare un po' di compensare l'imponenza del Ragusela, perché anche nelle altre foto risultava abbastanza importante nell'inquadratura e avevo bisogno un po' di compensare. Allora ho pensato di posizionare qui in primo piano dei larici che mi creano proprio una bellissima linea che mi dirige verso il Ragusela. In più qui si vede tutta la strada con i suoi tornanti che va giù. Spero effettivamente che qui venga un po' di colore, perché sarebbe proprio quello che renderebbe equilibrata l'immagine. Adesso è solo questione di aspettare un po' di colori. C'è qualche nuvola lì in alto a sinistra, come vedete il Ragusela sta ricevendo le ultime luci del tramonto e tra un po' potrebbe esserci qualche nuvola colorata. Qualche striscia colorata c'è stata, ma non compensa il fatto che probabilmente questa foto è quella che mi piace di meno tra quelle fatte al Passo Jau. Sul campo mi ero immaginato il risultato un po' più equilibrato ed attrattivo, ma non mi sembra di esserci riuscito. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Bene, ora vi lascio le clip di ieri sera. Ed eccoci tornati al tramonto della prima sera. Appena il sole ha smesso di illuminare il Ragusela, dalla parte opposta dove ho scattato le prime foto, le nuvole hanno iniziato a dare spettacolo. Purtroppo dal video non lo vedete bene, ma fidatevi che era una scena davvero fantastica. La luce del tramonto, la foschia, le cime innevate in lontananza, le forme ed i colori delle nuvole. Tutti questi elementi insieme hanno creato uno dei momenti più belli di questo fine settimana sulle Dolomiti.
magnifico. Alla fine siamo rimasti in pochi a fotografare le ultime luci di questo tramonto. Tra questi pochi c'era anche una talentuosa fotografa olandese di nome Shalana, con cui ho scambiato diverse opinioni. Andate a dare un'occhiata ai suoi lavori. Per quest'ultima composizione purtroppo ho smesso di filmare perché era troppo buio. Quando anche gli ultimi bagliori riflessi non c'erano più, ho pensato di rimanere ancora un po' per fotografare all'ora blu e cercare di sfruttare le ultime macchine che stavano andando via dal parcheggio del Passo Jau per creare una scia luminosa sui tornanti. Mentre scattavo non ero sicuro che il risultato fosse valido, ma alla fine lo scatto mi piace parecchio. Troppo buio? Così è meglio. Mi è proprio piaciuto il Passo Jau. Ho aspettato fino a dopo il tramonto, quando il sole non c'era più ed è venuto il buio, per fare un po' di lunghe esposizioni con le macchine che passavano lungo i tornanti. Speriamo che sia venuto qualcosa di interessante. Non ho filmato tantissimo, o meglio, ho fatto qualche ripresa, ma non ho parlato molto perché c'erano molte persone e comunque mi ero messo a fare un po' di amicizia, che fa sempre piacere e sicuramente si ricevono opinioni diverse e ti possono dare anche degli ottimi consigli per delle location da fotografare. Questo non sarà l'unico video delle Dolomiti, sono ancora qui un giorno e mezzo circa, quindi dovrei riuscire a farne almeno un altro. Spero che questo vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace, seguite il canale per i prossimi contenuti. Ci vediamo alla prossima, ciao!